concetto che tu hai cercato anche di far passare nelle tue vittorie, che è quello del fair play, che si lega a Menarini. È un concetto non banale di questi tempi, cercarlo di trasmetterlo, credo, soprattutto alle generazioni future. Sì, è un po' quello che ho cercato di mostrare in quell'abbraccio con Kamensky, no? Dove in pratica c'era una forma di imbarazzo verso quella medaglia vinta, proprio perché a livello matematico, non era tanto per fare lo splendido, ma a livello matematico era stato più bravo lui. Ed è giusto riconoscerlo, insomma, è fair play, se vuoi, una forma di rispetto verso gli altri, ma in primis verso se stessi. Io ho sempre saputo chi ero al di là delle classifiche, e soprattutto al di là di quello che gli altri pensavano di me, quindi è stato un po' il mio segreto per non montarmi la testa quando vincevo le medaglie d'oro e per non buttarmi giù quando le cose andavano male. E in questi ultimi 3 anni, con le nuove regole, le cose sono andate molto spesso male. Poi ovviamente si vince le Olimpiadi e sembra che sia stata una galoppata gloriosa. È stato un quadriennio molto difficile per me, che si è concluso in un modo singolare. Però sì, mi piace per una volta non parlare di medaglie e classifiche e parlare di come vivere lo sport. A Tokyo 2020 non ci stai già pensando? A Tokyo 2020 al momento, se me lo chiedete, non ci sarò. Ho scelto questa tecnica così almeno non mi viene chiesto quando ricomincio. Poi se ricomincio si fa una grande festa, però al momento mi fermo qua e lo dico con grande serenità. Non l'avevo detto, però io mi ero scritto un bigliettino prima dell'Olimpiade di Rio per i motivi per cui volevo smettere, perché sapevo che poi un'Olimpiade è destabilizzante, e lo è stato un vortice di emozioni, però mi sono riletto quel bigliettino molte volte ed era il momento per fare una scelta del genere. Mi rifiuto di pensare che a 29 anni la parte migliore della mia vita sia alle spalle, quindi assolutamente è stato un percorso di vita fantastico, unico, che consiglio a tutti. Però adesso si va avanti, si prova, a volte certe passioni ritornano, ma adesso si fa sul serio nel creare qualcosa di nuovo. L'ho dimostrato anche nei fatti, sono qui da civile, non più in divisa, e quindi ecco, non sono solo parole. Come si trasporta il fair play sportivo nella vita? Questa è la cosa bella. Ho imparato, grazie a questo sport, a gestire, a convivere con le paure, con le tensioni. Lo faccio nella pedana a tiro, ovviamente lo faccio nella vita di tutti i giorni. Lo sport cambia il carattere dei ragazzi e quindi un modo giusto di vivere lo sport attraverso il fair play cambia il modo di pensare, quindi si torna sempre lì, sapere chi si è al di là dello stipendio o del ruolo che ricoprirò un domani, e quindi anche sapersi circondare delle persone giusto intorno. Quello è stato un po' il mio segreto per fare quello che ho fatto da sportivo, e quindi sì, sicuramente sport e vita, insomma, si mescolano e si continueranno a mescolare al di là delle Olimpiadi. Un abbraccio a chi perde ingiustamente. Che cosa faresti a qualcuno che vince ingiustamente? A qualcuno che vince ingiustamente? No, vabbè, magari una battuta spot on, giusto perché si renda conto. No, ma in generale, cioè, vincere giustamente o ingiustamente è sempre una gara, si parla, insomma, non salviamo delle vite, e quindi è giusto tenere i piedi per terra. Giustamente poi ci sono più casi. Senti, Nicola, ti posso chiedere cosa c'è in questo momento per te? Gli studi, credo, principalmente. No, oddio, ora allora, lo studio sta importantissimo, adesso a 29 anni rischio veramente di fare secchione. Ho studiato abbastanza, ho una laurea in ingegneria e una specialistica. Adesso no, ci sporchiamo le mani, purtroppo ancora non posso entrare nei dettagli, però ovviamente rimango non nel tiro ma nell'ambiente olimpico. Quindi ti piacerebbe che gli atleti venissero coinvolti, quel famoso cambio di regole c'è stato senza il vostro consulto, perché poi vi hanno consultato e hanno fatto il contrario, come avevi detto? Mi piacerebbe in generale, ma questo è un augurio che penso, insomma, è condiviso da tutti qua, che lo slogan l'atleta al centro sia la verità, nel senso che alla fine non possiamo dimenticare che ci sono delle storie di vita. Voi alla fine ci vedete quei 20 minuti in TV ogni 4 anni. La parte più bella e più faticosa, ma decisamente più bella, sono quei 4 anni in mezzo.
e quindi esige anche una forma di rispetto. Ma comunque, insomma, già sono state aggiustate ulteriormente le regole, adesso in finale si fanno più colpi, il che è un bene. È stata confermata la gara a coppie per quanto riguarda Tokyo, quindi lo sport, come giusto che sia, continua a cambiare, però insomma mantenendo quella che è l'anima dello sport, quindi meritocrazia prima di tutto. Ecco, si dice in questi giorni si sta parlando molto della scelta di Donnarumma, il portiere del Milan, di non fare l'esame di maturità. Ma gli fischieranno le orecchie questi giorni. Ma tu, sei la dimostrazione che lo studio e lo sport di alto livello sono conciliabili. Ecco, no, ecco, correggo subito. Un pochino più di coraggio. Quando non sono inconciliabili, doppia negazione, sono stati funzionali. Nella mia vita lo sono stati, ma davvero, cioè, me ne sono accorto quando sono andato negli Stati Uniti e non avevo veramente tempo per vedere un film, era una cosa che mi regalavo una volta ogni 4 mesi, e i punteggi sono schizzati alle stelle. E la riprova è stata quando sono passato a essere atleta professionista a tutti gli effetti, e da 3 ore potevo allenarmi 5, 8, 10, 12. E ho rovinato quello che era il rapporto con la mia disciplina. È un po' come mantenere, no, la passione in una relazione. Devi trovare quella giusta distanza, né troppo vicino né troppo lontano. Io l'avevo trovata fortuitamente, grazie allo studio, però lo rivendico. Sono sicuramente stato un atleta migliore perché studente, e sono stato uno studente migliore perché ho fatto un bellissimo percorso di vita grazie al mio sport. Quindi, insomma, io spero ora, al di là per quanto riguarda Donnarumma, sono sicuro che si rende conto, cioè una diploma non cambia la vita, ma è importante. E sono sicuro che arriverà il momento per lui di farlo, ed è importante anche perché, insomma, quando si è idoli in questo modo dei ragazzi, bisogna... Purtroppo però si ha la responsabilità di fare le scelte giuste, ma sono sicuro, insomma, alla fine il ragazzo le farà. Ma non è solo il ragazzo, c'è un ambiente intorno che probabilmente non lo ha consigliato al meglio, ma c'è sempre tempo per redimersi, e chissà, magari appunto un giorno mi sorpassa, fa pure il dottorato. Quindi gli auguro di tutto e di più. È un ragazzo, insomma, per quello che ho conosciuto, giovane, e ha tutto il tempo per rifarsi. Parlando sempre di calcio, delle cessioni possibili della Fiorentina, tu come le vedi queste possibili, appunto, partenze importanti di Kalic, di Bernadeschi? Maremma, no, è dura. È giusto mantenere giocatori che vogliono rimanere, che sono felici di rimanere. Trattenerli per il gusto di averli in rosa non è ovviamente quella la soluzione, ma lo sanno benissimo. E quindi non sarà facile, ma insomma la Fiorentina ha sempre dimostrato negli anni di sapersi reinventare, quindi un grosso in bocca al lupo alla società. Prima però ti definivi qui investi civili, proprio da ex non riesci ancora a dirlo però. No, vabbè, io sono congedato da qualche mese, quindi oggettivamente sono un ex. No, ma non perché, cioè, ma sono stato benissimo nelle Fiamme Gialle, non è che assolutamente, sono stati 5 anni bellissimi, e volevo ecco, lasciarmi nello stesso modo in cui ho portato avanti questo nostro matrimonio, quindi nella massima trasparenza, e volevo iniziare a fare dei colloqui di lavoro, non potevo farlo da dentro, quindi prima siamo usciti e adesso stiamo creando il secondo capitolo della mia vita.